Luna. Sei pronta? Abbiamo dormito un'ora, ragazzi. Però ci aspetta un locale tema Batman. Dai, pronti? Londra! Siamo appena arrivati. Sì, adesso abbiamo appena parcheggiato la macchina e andiamo subito in aeroporto. Ok, adesso stiamo andando al gate e non vedo l'ora di spararmi un caffè triplo. Sì, perché sarà una giornata intensa. Ci stavo un attimo incazzando con la macchinetta che non ci vuole accettare la carta e abbiamo fame e sete di caffè. Il problema è che stiamo scaricando un'applicazione per saltarcene fuori. Ok, siamo appena arrivati, abbiamo appena preso il treno e è andata di culo perché c'era sciopero. Ecco. L'unico treno, no, dai, l'unico no, però c'erano pochissimi treni rispetto al solito. E una volta arrivati, ragazzi, sembrava di essere dentro un film. Era la nostra prima volta e direi che eravamo non gasati ma di più, infatti non sentivamo le ore di sonno. Anche se era veramente strano vedere i ristoranti con scritto Coco de Mama. E come prima cosa abbiamo visitato la cattedrale di Westminster, il Big Ben e finalmente abbiamo visto anche Buckingham Palace. Riuscendo a vedere in tempo il cambio di guardia è una folla immensa ad aspettarla. Comunque anche il bagno è una figata, guardate qua. Cioè, a parte vedere una roba del genere è assurdo perché è talmente LED, tutto Joker, che sto male. And now we bring him back to you. No. Thank you. Qui troverai tante proposte classiche, ma qui la vera forza sono i piatti dedicati ai villain. Dai drink ai dolci fino ad arrivare alla musica live, qui tutto si presenta molto scenograficamente. Un posto consigliato sia per le coppie ma per il gruppo di amici che vuole cercare qualcosa di insolito. I prezzi si aggirano tra i 50 e i 60 euro a testa, ma penso che torneremo molto presto al Park Row. Raga, ma io come faccio a non innamorarmi se parte così la musica? Cioè, io lo adoro, adoro già questo posto. Il Joker, vabbè, io questo posto qua è già il mio mondo. Ok, siamo arrivati, è una figata pazzesca. Ci ha dato la nostra bacchetta, l'abbiamo scelta noi. Siete pronti? Anzi, sei pronta? Al The Cauldron Pub potrei diventare un mago, e veramente, non per finta. Sì, perché proprio qui abbiamo fatto magie usando le pozioni e i libri antichi. E non ti preoccupare per l'inglese, perché tante volte abbiamo usato Google Traduttore. Ma chissà se sarai un mago buono o oscuro. Allora, adesso ci stiamo componendo noi il nostro cocktail. Anzi, la nostra pozione. Esatto, la nostra pozione. Qua si parla di magia, ragazzi. Adesso vediamo il guaio che abbiamo combinato. Tu ti fidi? No. Ok, bene, sono d'accordo. E dopo mezz'ora fermi ad aspettare il taxi perché non arrivava più, siamo riusciti ad arrivare in ritardo per cenare all'interno di una metro. Ah, ed eravamo già a 20.000 passi. Sa di sugo. Ci hanno appena portato la seconda portata. Che è una repa con fagioli neri. 2 di 6 tra l'altro, ragazzi. Perché faremo un menù degustazione di una cucina sudamericana. Comunque è una figata perché è tutto tematico anche l'entrata. Lo adoro già. E si sta mangiando da Dio. Quello non c'è niente da dire. Hanno alzato la musica, ma intanto noi siamo alla sesta portata e quindi mancia mia. Cioè, siamo pinissimi però. Ok ragazzi, c'è casino, lo sappiamo. Abbiamo fatto un macello. Ora però è stato
parte più bella del ristorante è pre-dessert, quindi cos'era con il marco? Fish and food. Va bene, lo stesso, e siamo pieni tantissimo, siamo in mezzo a delle casette veramente molto molto belle, però l'unica cosa è che adesso dobbiamo ritornare a bere. Abbiamo il pancino però troppo pieno. Ok, siamo pienissimi. Siamo alla ricerca del cocktail bar a tema Breaking Bad. Non ce la facciamo più, però vogliamo farvi vedere questo posto che è veramente una roba pazzesca. Sei pronta? Dobbiamo cucinare adesso, eh? Però è una cucina un po' particolare questa, vero? E finalmente, come ultima tappa, non potevamo venire qui in uno dei posti più belli che abbia mai visto. Essendo un amante della serie TV Breaking Bad, non potevo assolutamente perdermi questo posto. Qui, grazie a Google Traduttore ed è un Heisenberg veramente incattivito che ci guardava, ci siamo reinventati da chimici per creare dei cocktail veramente favolosi. E non preoccuparti se fanno schifo, perché ci sarà qualcuno sempre ad aiutarti. Anche perché il primo tentativo abbiamo fatto pena. Il costo dell'esperienza è di circa 40 euro, ma ti consiglio di andarci con amici perché diventa una serata bomba. ABQ London è sicuramente una garanzia. E se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividilo con i tuoi amici. Ci vediamo alla prossima e iscriviti al canale.